Allora, è venerdì e quindi la vigilia del ritorno in campo della Serie A per quella che sarà la 24esima giornata. Ma prima ancora, essendo venerdì, è il post due giorni di Coppa Italia, argomento di cui parleremo in questo video, perché in due giorni di Coppa Italia abbiamo potuto osservare due partite diverse, ma con delle analogie. Da una parte Inter-Napoli, dall'altra Milan-Juventus. Semifinali d'andata di cui parleremo. Intanto vi dico subito di fare un pronostico nei commenti dicendomi chi passerà il turno e quindi chi andrà in finale. Noi proveremo a dire la nostra in questo, cioè noi nel senso io proverò a dire la mia in questo video, analizzando però assieme a voi le sfide d'andata. Partiamo! Dunque, partirei da Inter-Napoli, anche per insomma andare in ordine cronologico, gara che si è giocata mercoledì sera ed è finita sorprendentemente per la maggior parte di noi 0-1, grazie al gol di Fabian Ruiz, che peraltro è uno dei giocatori più in difficoltà in questa stagione in casa Napoli. Quel giocatore che, per capirci, non è mai riuscito ad essere leader in un centrocampo in cui dovrebbe essere leader. È un talento, ha i colpi e ce l'ha fatto vedere sporadicamente anche in queste stagioni al Napoli. È il classico centrocampista che è inserito in un contesto Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona, rende tanto, ma non ha il carattere adatto, secondo me, o almeno non lo ha dimostrato, per, come posso dire, prendersi in mano il centrocampo. Almeno io la vedo così, quindi non si tratta di un giocatore scarso, ma semplicemente di un giocatore con un carattere non all'altezza per quello che poi gli viene chiesto sostanzialmente. Quindi il centrocampo del Napoli andrebbe un attimino arricchito. Non ci dimentichiamo che questa squadra in 2 anni neanche, in 6 mesi, ha perso prima Jorginho, poi Hamsik, vi parlo della scorsa stagione, e attualmente Haaland non è agli stessi livelli dello scorso anno, ma molti giocatori del Napoli non lo sono, quindi questo evidenzia ancora di più le difficoltà dello spagnolo. Detto ciò, però, Fabian Ruiz è quel giocatore che risolve la gara di San Siro contro un Inter che francamente mi è sembrata un po' spenta, o comunque ancora troppo sazia dalla vittoria nel derby. Ecco, essere sazia non è un termine che piace particolarmente a Conte, lo sappiamo. Io considero l'Inter la favorita per lo scudetto, perché da inizio stagione mi ripeto continuamente: soltanto la Juventus può perderlo questo scudetto. Il discorso è che di settimana in settimana sembra sempre più concreta questa eventualità, perché la Juve fa fatica ancora con il gioco di Sarri. Io peraltro vi ho detto la mia in un video che vi lascio qui sopra nelle schede. Però l'Inter ha quella fame in più che, e questo è analogo alla prima Juventus di Conte, fa la differenza, perché quel Milan lì qualitativamente era superiore, vi parlo del 2011-2012, ma quella Juventus aveva più fame, più cattiveria, è riuscita in campionato ad andare fino in fondo, ci riuscì anche in Coppa Italia perdendo però la finale. Non era una Juventus con le coppe. Ora, la sensazione che ho io è che quest'Inter qui non dia troppa priorità, o almeno non l'abbia fatto in questa settimana, ma è anche, insomma, capibile, logico, alla Coppa Italia, perché c'era un match che era soltanto a metà contro il Napoli. Ci sarà poi il ritorno al San Paolo. Certo è che andare al San Paolo dopo aver perso per 1-0 non è proprio la cosa migliore. Però capisco anche il ragionamento inconscio. Ecco, Conte non ha mai ragionato in modo sazio, non ha mai pensato: ok, questa perdiamola e pensiamo alla sfida di domenica sera. Però è pur vero che l'Inter, come detto, veniva da una remontata contro il Milan allucinante, in cui ha speso molto sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. E poi domenica sera alle 20:45 c'è Lazio-Inter. E in questo momento è una sfida che vale tantissimo. Io vi metto live qui al volo la classifica, perché l'Inter al momento è al comando a pari punti con la Juventus, segue proprio la Lazio a 53. Quindi i biancocelesti, vincendo, potrebbero scavalcare i nerazzurri in classifica. È una sfida sicuramente da seguire, è una sfida che inconsciamente può aver condizionato una squadra come l'Inter, che ha come priorità il campionato. Secondo me il Napoli è favorito per il passaggio del turno, e lo penso anche perché il discorso che vi ho fatto sull'Inter lo rigiro a favore del Napoli, nel senso che in questo momento per i partenopei è difficile ambire ad un quarto posto, è difficile ambire anche ad un sesto posto, anche se la stagione è lunga, ma comunque il senso è, considerando le delusioni in campionato, la Coppa Italia è una competizione che ti permette di arrivare fino in fondo, è una competizione che puoi vincere, e quindi la concentrazione, lo abbiamo già visto contro la Lazio ai quarti di finale, è lì.
con le mille problematiche del Napoli, che però mi sembra anche un po' più scarica di testa, o meglio, più serena, più leggera di testa, non scarica. Mi è sembrato così mercoledì, mi era sembrato così contro la Lazio, e quindi chissà che cosa succederà al San Paolo, dove comunque nelle ultime settimane è arrivata una vittoria pesante con la Juventus. Insomma, un Napoli grande con le grandi in questo momento, ed è per questo che vi dico che domani, o comunque in questi giorni, farò uscire sul canale un focus, stile ultimi video che avete visto sul calcio, quindi non questo stile qui, in cui vi parlerò un po' del Napoli, vi dirò un po' la mia. Adesso però spostiamoci, passiamo a giovedì, perché nella serata di ieri si è giocato un interessantissimo Milan-Juventus. Allora, è assurdo secondo me, come il Milan in due partite giocate contro la Juventus, per carità, ieri non era campionato e quindi non c'erano i punti, no, però fosse stato campionato, il Milan in due partite in cui a parer mio meritava 6 punti. Ne aveva portato a casa soltanto uno per il rotto della cuffia, nel senso che la gara che ho visto di ieri del Milan non mi ha sorpreso più di tanto, o meglio non ho visto una squadra rivitalizzata, mercato di gennaio, Ibrahimovic che sì ha dato una grande mano, no, non che sì, il giocatore che sì ha dato una grande mano, però è un Milan che io avevo visto anche allo Stadium in campionato. Ero in redazione peraltro a Sport Italia, vi parlo di qualche mese fa, ero lì con Valentina Ballarini e lei mi diceva: "Mazza, guarda che Milan stasera." Io: "Sì, vale, tranquilla, la Juventus al 70° segna l'1-0. Successe, perché poi entrò Dybala e finì così 1-0, perché la Juventus che negli anni ci ha sempre abituato a questo. Ora, ricominciare a parlare del gioco di Sarri mi sembra esagerato in questo video qui. Quello che posso dirvi è che la Juventus ha serie difficoltà in questo momento ad imporre il suo gioco. È un periodo in cui sto vedendo un'involuzione, perché da inizio stagione la difficoltà c'è stata nell'imporre con continuità il gioco sarriano, però io sporadicamente l'ho visto. L'ho visto in Champions League al Wanda Metropolitano, l'ho visto sempre in Champions League in altre gare poi vinte, l'ho visto nel big match al vertice a San Siro contro l'Inter, dove la Juventus mise in campo una superiorità netta e territoriale da far paura, viste le attese e i pari punti in quel momento. La gara di ieri è stata l'ennesima di sofferenza, perché comunque il pallino del gioco, a parer mio, ce l'ha avuto il Milan per 90 minuti, sciupando tanto. Poi è ovvio che sul piano tecnico le due squadre non si equivalgono e quindi alla Juve bastano meno occasioni per impensierire concretamente i rossoneri. Bravissimo Buffon per tutti i 90 minuti, fondamentale, perché poi al 90° c'è quel calcio di rigore molto discusso. Io non mi esprimo su questo, ditemi la vostra nei commenti, anzi qui sono nelle schede. Era rigore sì o no? E poi nei commenti ditemi perché secondo voi sì o perché secondo voi no. La Juventus deve ringraziare se stessa, l'arbitro, il destino, la fortuna, qualsiasi cosa per aver pareggiato la partita ieri, anche perché poi al ritorno, già con l'1-1, se fossero state due squadre equivalenti, i bianconeri sarebbero stati favoriti perché se la giocano in casa. Sappiamo tutti quanto la Juventus in casa renda di più e a maggior ragione in questa stagione. E poi il Milan dovrà fare a meno di tre giocatori, se non sbaglio, per diffida e quindi per squalifica. Ma comunque giocatori imprescindibili in questo momento, tra cui Ibra e Theo Hernandez. Quindi sicuramente la Juventus è favorita per il passaggio del turno. Al netto, alla luce di tutti i ragionamenti che vi ho fatto in questo video fino ad ora, in modo trasparente e soprattutto senza scrivermi nulla, così a ruota libera, giusto per condividere un po' quello che mi passava per la testa con voi, la mia finale onestamente sarà Juventus-Napoli. Però questo è il mio pronostico, sapete che io non ci prendo mai, quindi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e soprattutto attendiamo le gare di ritorno del 4 e 5 marzo. Detto questo, io vi saluto, grazie per aver seguito il video sin qui, fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti, ci vediamo, vi ricordo, domani con il focus sul Napoli e poi la prossima settimana sarà ricca di video un po' più particolari, un po' più speciali, insomma quelli che piacciono a voi. Never give up, un bacione e bella regà!